Una delle figure più inquietanti e moderne della letteratura è tra l'altro una donna, tra l'altro. È un grande omaggio che ogni volta faccio alla donna, ricordarla. È Emily Dickinson, questa grande poetessa americana, nata nel 1830 e morta nel 1886 ad Amherst, una città del Massachusetts. Questa donna visse sempre nella sua casa. Era una grande casa di una famiglia importante, il giudice era un giudice della città, il padre, una famiglia colta, protestante, benestante, e vivevano in questa casa con un grande giardino e lei stava sempre nella sua stanza. La chiamavano il mito nella città, perché sarà uscita di casa in carrozza di notte qualche 3 o 4 volte, non di più. E si circondava in casa solo di bambini che venivano a trovarla, si vestiva sempre di bianco, stava molto in silenzio, ascoltava molto, anche se partecipava alle riunioni di famiglia dove venivano ospitati giudici e intellettuali del New England, amici del padre, di cui probabilmente si è anche fortemente innamorata. Ecco, le sue poesie sono la controprova di quel suo silenzio, di quella sua immobilità, del suo guardare la vita dalla finestra, per non entrare nel gioco degli incontri e dei commerci, dei traffici, delle falsità, delle maschere sociali, del divenire, della vita, in sostanza. Guardare la vita da fuori, per non entrare nella sua legge di insufficienza, insomma, della sua inadeguatezza rispetto alla perfezione dell'attesa di lei. La guardava da lontano e l'attendeva, così quegli amori per quegli uomini, amori carnali no, mai, ma nella pagina di quelle 1700 poesie che ha scritto in quegli anni, pieni di carnalità, di passione, di ardore dei sensi, si capiva che erano amori veri, ma erano tutelati dall'impossibilità di rivelarsi e di consumarsi perché erano magari persone sposate o più vecchie dell'età del padre, e quindi personaggi sempre impossibili, siamo sempre sulla linea petrarchesca. Cioè dell'innamoramento di Francesco Petrarca per quella Laura De Sade che, sposata con figli, non fu mai un oggetto di possesso, ma solo di desiderio eterno, e così non si contaminava mai nel divenire dell'unione matrimoniale, che in qualche modo è sempre vivere la decadenza dell'assoluto, dell'inizio, della partenza, delle origini. È uno dei versi più straordinari per me della Dickinson, che emblematizza tutta la sua avventura intellettuale e umana, perché vita e arte coincidevano in lei. Nella rinuncia nella vita c'era la remunerazione del canto, no? La poesia era il dono di compensazione che viveva dell'assenza della vita, delle azioni della vita, insomma. Ma lei preferiva il dono di compensazione del canto, della poesia e della scrittura alla consumazione della vita stessa. E questo verso emblematico, l'acqua l'insegna, la sete. Cioè l'amore ce lo insegna il desiderio perpetuo, non il possesso. Il possesso poi diventerà la fine dell'amore e ci consegnerà a un nuovo desiderio. E via se continueremo per quella via lì.